Io vi volevo un attimo parlare di, no, intanto mi chiamo Nevia Gregorini, sono di BNP Paribas Corporate Investment Banking. Vi volevo raccontare un pochino di come sfruttare i segnali operativi che Riccardo manda. Allora, si possono utilizzare sia, diciamo, su indici sia su azioni. Partiamo dagli indici. Allora, BNP Paribas ha sviluppato una gamma di leva fissa, sono dei certificati che consentono di moltiplicare per 5 al rialzo o al ribasso la performance dell'indice sottostante, utilizzano come sottostante i future, quindi a differenza di altri leva fissa che magari avete visto dei nostri concorrenti, non utilizziamo degli indici sintetici ma utilizziamo direttamente future quotati sulle borse ufficiali. È più sicuro questo? Sì, ci arriviamo tra un secondo, spiego poi meglio, meglio perché. Mai gestito, non riesco a capire la giornata e il giorno dopo. Se io compro 3 certificati del MIB... Allora, diciamo, se lei, in realtà è molto semplice, se lei compra e vende in giornata prima delle 17.30... No, non direi. No, allora la commissione è dello 0,50%. 50%? 0,5%. 0,5. È buono, insomma, direi. Mi sembra onesta. Quindi anche prendendo il MIB, per esempio, siccome oggi scende, sì? Uno compra 300 certificati sul MIB Italia, sì? Giusto? Sì. Oggi. Sì. Sta lì per una settimana, perché magari parte. Adesso vediamo qualche esempio. Sì, questo per capire. Sì, adesso vediamo qualche esempio. In pratica, con pochi, esatto. con pochi certificati. Poi se uno vuole prendere 1000 è un altro discorso. Sì, sì, vediamo qualche esempio. Ecco. Allora, vabbè, qua diciamo una piccola digressione, poi vediamo l'esempio concreto, che è il punto di attenzione su leva fissa. In leva fissa sono fissa durante la giornata di negoziazione. Se io lo detengo per più giornate, sì, la leva potrebbe non essere fissa. Questo è semplicemente per un effetto matematico che vediamo nell'esempio. Eccolo qua. Se io compro oggi un leva fissa, diciamo che l'indice quota 100, oggi poniamo che il FTSE MIB abbia una performance di più 0,50%. Sta calando oggi. Sì, sì, è un esempio teorico, questo. Poi vediamo anche l'esempio nel caso di calo. Il mio leva fissa moltiplicherebbe per 5 le performance, quindi 0,5% per 5 arriverei a 102,5. Questo è valido su ogni giornata di negoziazione, quindi le mie performance su ogni giornata vengono moltiplicate effettivamente per 5. Però per un effetto matematico, se io, visto che la leva viene ricalcolata ogni giorno all'inizio della seduta di negoziazione, se io detengo il leva fissa per più sedute di negoziazione, l'effetto non viene, diciamo, esattamente per 5, quindi nell'esempio specifico il mio indice ha avuto una performance del 5,29%, in questo caso mi è andato a favore, ho una performance superiore, quindi non è 5 per 5,25 ma è 28%. Esatto, questo è un caso a favore, potrebbe anche esserci il caso a sfavore, vediamolo. Ecco, questo ad esempio è un caso a sfavore. Tendenzialmente quando ci sono dei forti movimenti in senso contrario, quindi magari un giorno fa più 1, il giorno dopo fa meno 1,5, chiaramente per un effetto matematico è poi più difficile recuperare. Quindi in questo caso vedete non è rispecchiata, diciamo, su più, mentre in giornata siete sicuri che la leva è fissa, se lo detenete per più giornate non ne siete sicuri, quindi questa è una cosa da tenere a mente. Eventualmente se voi desiderate tenere una leva fissa dovete ribilanciare ogni giorno la posizione. No, perché se uno parte, a me interessava quello, cioè il fatto che uno non possa, parte, c'ha la moglie in ospedale, non può stare lì dietro, uno compra il certificato, lo compra oggi, sì? Perché siccome sta scendendo... Allora, andiamo direttamente a vedere cosa sarebbe successo. Cioè,
Io direi. Ecco, questa è un po' la sua domanda, no? Cioè, se io avessi comprato il leva fissa, allora noi abbiamo lanciato i nostri prodotti a maggio, è per questo che i dati partono a giugno. Allora, da giugno ad oggi il FTSE MIB ha registrato una crescita del più 12%. Sì, va bene. Il leva fissa, quindi se lei l'avesse acquistato effettivamente a giugno, sì, avrebbe registrato una performance di quasi più 60%. Quindi in questo caso effettivamente diciamo il compounding effect, questo effetto, non è entrato troppo in gioco, nel senso che super giù 12x5, 60%. Quindi è un esempio in cui lei mi dice, lei è partito, è tornato oggi da giugno, ha fatto una vacanza lunghissima, avrebbe avuto una performance del 60%. Ho capito. Se però lei invece che investire sul FTSE MIB, ad esempio, avesse investito sul DAX, sull'indice tedesco. No, non mi interessa. No. No, scusi, cioè lei esponga pure, ma diciamo, allora io come impostazione personale, a me interessa quando prendo una botta, lo faccio sul titolo. Sì. L'altro giorno ho preso una botta, ho preso l'Eni. Poche, sì. Perché tanto a quel prezzo lì è di svendita, me lo prendo. Certo. No, tanto so già che prima o poi sarà su, ci sarà una buona notizia, capito? Certo. Ma non voglio avere l'assillo di vedere, eccetera. Non ho capito però il fatto che se continua a scendere... Sì. Adesso andavo sul DAX, no, so che non le interessa il DAX, ma era per farle capire. Vediamo il DAX. Il DAX da giugno ha avuto una performance di più 8%, il leva fissa ha avuto una performance che non è più 8% per 5, non è 40%, ma è quasi 30%. Questo perché? Perché se lei se lo fosse dimenticato e fosse partito, il DAX ha avuto un andamento molto erratico. Ho capito. E quindi diciamo non avrebbe rispecchiato, se lei magari tornando avesse avuto in mente, io sicuramente ho avuto un più 40% di performance in portafoglio, non sarebbe così, quindi deve tenerlo a mente. Però non mi interessa la virgola, i decimali, 29, l'importante è che se io lo compro, che trovo 12 o 15 o 17, non è che mi interessa diciamo il conto matematico oltre il 5%, capito? Sì, sì, però sono 10 punti di differenza, quindi è tanto, quindi sì, vabbè, uno deve ecco, ma l'importante è essere inutile. Certo. Se il mercato cresce è chiaro che questi prodotti la fanno guadagnare, se il mercato cresce tendenzialmente la fanno guadagnare, certo. E se io lo compro, perché lo compro, visto che oggi scende, supponiamo che compriamo il MIB, sì. Giusto? Scende, io compro il MIB, 5 o 10 o 100 certificati. Sì. Poi parto per 5 mesi o non guardo per 5 mesi. Sì. Posso trovarmi addirittura a zero? Ah, dipende se azzecca la scommessa, cioè se ad esempio lei pensa che il FTSE MIB scenda, sì, dovrebbe comprarsi il leva fissa meno 5, non il più 5, quindi dovrebbe comprarsi quello ribassista. No, lì è pericoloso. Dipende, diciamo, se il mercato sale e lei si compra il leva fissa per 5 e azzecca la scommessa, certo che lei guadagnerà. E se rimanesse uguale? Beh, uguale, no, direi che non guadagnerà niente, non guadagnerà e tendenzialmente no, non guadagnerà niente. No, è strano, no, non riesco a capire, comunque la ringrazio. Provo ad andare avanti, vediamo se magari andando avanti le chiarisco le idee. Esatto, chiaro, no, ma lei che... Allora, ci tenevo un attimo a spiegarvi la differenza rispetto ad altri prodotti di investimento. Quindi qualcuno mi chiede ad esempio qual è la differenza rispetto agli ETF leveraged o gli ETF short. Allora, ci sono due principali differenze. La prima è la leva, che nel caso di ETF può arrivare al massimo fino a 2. La seconda è un aspetto fiscale. Voi sapete che gli ETF consentono di compensare le minusvalenze solo in piccola parte. Invece i leva fissa che sono certificati sono considerati redditi diversi e quindi consentono di compensare eventuali minusvalenze pregresse. Quindi ad esempio se avete delle perdite in portafoglio, magari derivanti da azioni, sapete che potete compensarle con i leva fissa. Qual è invece la differenza rispetto a mini future o turbo, se qualcuno di voi è avvezzo a questi prodotti? Che la leva è fissa, mentre nel mini future e turbo voi sapete che c'è una leva variabile e c'è anche un meccanismo di stop loss per cui arrivati a un certo livello il prodotto muore e vi rimborsa un minimo.
Rispetto invece ad altri contratti derivati, non sono richiesti dei margini di garanzia e vi esponete alla perdita massima di quello che avete investito nel leva fissa, quindi non potete perdere di più. Questa è la formula che sta alla base del leva fissa, quindi il prezzo del leva fissa è dato da 5 volte, quindi o più 5 o meno 5, a seconda che voi scegliete di andare al rialzo o al ribasso, moltiplicato per la performance del future. La performance del future rispetto al prezzo del future fotografato a fine giornata precedente, per questo meccanismo di restrike, di rifissaggio del valore di cui vi parlavo prima. Voi mi chiederete, sì, però questo valore qual è? Cioè, lo fissate voi a caso? È un prezzo ufficiale? È un prezzo ufficiale. È un prezzo ufficiale nel caso del FTSE MIB. Si tratta del primo contratto concluso dopo le 17.30 sull'IDEM. Nel caso invece della leva fissa su DAX e Eurostox si tratta del Daily Settlement Price, che non è altro che la media dei 5 contratti scambiati tra le 17.29 e il 17.30 su Eurex. Quindi è un prezzo ufficiale pubblicato che trovate anche sugli info provider. Qui l'abbiamo già, diciamo, abbiamo già un po' parlato, c'è sicuramente un vantaggio fiscale nell'acquisto di certificate, quindi la possibilità di recuperare le minusvalenze. Vi volevo invece parlare del discorso del reset. Allora, qui parliamo più di casi di scuola che non di casi reali. Io vi ho detto che nella leva fissa non potete perdere più di quanto avete investito. Per far sì che questo sia reale abbiamo dovuto inserire un meccanismo all'interno del prodotto che prevede che in caso di cali drammatici del mercato, che non sono mai verificati dalla storia, in questo caso vi ricordo che parliamo di indici, quindi nel caso di un meno 18% di un indice, c'è un restrike che non avviene a fine giornata ma nel durante, proprio per impedire la perdita superiore al capitale. Qui, diciamo, abbiamo già visto un po' cosa sarebbe successo se vi foste comprati il leva fissa mesi fa. Vi volevo solo raccontare del nostro sito, prima di lasciare la parola a Riccardo. Il nostro sito si chiama prodottidiborsa.com. Potete trovare un sacco di informazioni sia sui leva fissa che sugli altri certificati. È il sito migliore nel suo genere perché ha un sacco di idee di prodotto, di suggerimenti anche per esigenze di investimento, ha le schede su leva fissa con i prezzi in tempo reale non solo dei nostri certificati ma anche del mercato sottostante, ha un motore di ricerca che consente di cercare per esigenze, quindi voglio andare a leva, voglio cercare prodotti di brevissimo periodo, permette di cercare i nostri prodotti per durata, per rendimento, per distanza rispetto alle barriere, consente anche di scaricarseli in Excel e di elaborarseli successivamente. Ha delle schede di dettaglio molto chiare sui certificati, sui valori e vi permette anche di monitorare e vedere anche tutta la documentazione legale. E infine ha una sezione nuovissima di dati in tempo reale dove vale la pena, diciamo, dare un'occhiata a prodottidiborsa.com anche solo per questa, con dati su il mercato italiano, i mercati esteri, gli indici, dati tra l'altro su tassi, materie prime, quindi più un'agenda macroeconomica, quindi è una sezione nuovissima sicuramente da monitorare. Adesso ripasserei la parola a Riccardo. Riccardo c'è? O vado avanti? Ecco. Lascio la parola a Riccardo che vi farà l'analisi su qualche azione e poi vi racconto anche dei prodotti di investimento su queste azioni. Bene, allora riprendiamo adesso facendo l'analisi su alcuni titoli azionari italiani, nello specifico partiamo da Intesa San Paolo. Per quanto riguarda Intesa San Paolo abbiamo visto come è una tendenza che riguarda tutto il settore bancario, comunque nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, da agosto in poi sostanzialmente vi sia stato un movimento evidentemente rialzista che ha invertito il trend. Ora il trend, se andiamo a vedere anche comunque su un orizzonte più esteso, dunque sui 3 anni, è davvero favorevole per quanto riguarda Intesa San Paolo.
Il perché lo vediamo anche appunto su un orizzonte di 3 anni. Il titolo è riuscito a fuoriuscire da questa soglia resistenziale di fatto. Ha rotto a rialzo questa soglia resistenziale di matrice statica che era stata lasciata in eredità addirittura dai minimi del maggio del 2011, soglia testata in occasione dei massimi fatti registrare nel febbraio del 2012. Ora questa soglia resistenziale è stata violata proprio nel corso delle ultime settimane. In questo momento il titolo, andiamo subito a vedere quanto vale. Attualmente vale 1,88 centesimi. Tiene, ma appunto quanto vedevamo anche per il paniere italiano, vediamo come il titolo di fatto attualmente abbia già fatto una bella corsa al rialzo. Si è portato in prossimità di questo livello resistenziale, ok? Questo livello resistenziale è molto importante, andiamo a vedere come sostanzialmente in precedenza rappresentava un livello di supporto. Guardiamo questi due minimi, violazione, ok, pullback, un primo tentativo di pullback, pullback del livello, nuovo pullback. Tutte queste indicazioni, tutta questa fase di congestione ci dice, ok ragazzi, questo è un livello resistenziale importante. Ora, Intesa San Paolo non è andata in questi giorni a testare la parte superiore di questo livello resistenziale. Tuttavia, abbiamo visto come la progressione intrapresa dai minimi sostanzialmente di agosto abbia favorito un ritorno in quest'area. Cosa fare? Come impostare la propria strategia ed eventualmente come utilizzare queste indicazioni anche con degli strumenti come alcuni certificati, il mio riferimento specifico nella fattispecie ad alcuni bonus cap, che hanno dei valori interessanti in ottica di dove scatterebbe la barriera e di potenziali target. Dunque, una correzione in questa fase si verrebbe a creare con le quotazioni che dovessero scivolare sostanzialmente al di sotto di questi supporti di breve. Ok? Dunque, con un ritorno delle quotazioni sotto di fatto, il primo segnale di campanello d'allarme verrebbe con quotazioni che vanno a violare questi supporti di breve, supporti dinamici di breve espressi da questa trend line. Primo campanello d'allarme, come posso, in ottica ovviamente rialzista, come posso sfruttare tutto questo? Allora, in un'operatività short posso posizionarmi, una volta che viene violata a ribasso questa trend line, posso posizionarmi in vendita in quest'area qui, ok? Vediamo infatti che interpolando il livello abbiamo un top, una serie di toppettini sempre in quest'area che è vero sono sì superiori, ma se andiamo bene a vedere le candele non chiudono mai sopra questo livello resistenziale. Dunque questo è un livello di prezzo interessante per entrare in vendita. Ovviamente come abbiamo visto per il FTSE, indicativamente questo livello qui, aspetti che glielo dico subito, allora aspetti che è quest'area qui, allora qui è 1,85, indicativamente sarà area 1,83 1,83, 1,83,50, vedendo bene. Cosa ci permette in questa fase anche di ipotizzare una strategia ribassista su Intesa San Paolo nel breve oppure una rialzista nel medio e lungo termine? Anche questa constatazione è stata violata, la trend line, vediamo proprio la violazione, pullback immediato nella candela successiva, questo è un grafico a 30 minuti su 10 giorni, primo pullback, ritorno in quest'area resistenza. Bene, Intesa San Paolo dovesse superare queste resistenze, di fatto verrebbe ad avere una visione rialzista sul titolo, che però permetterebbe non di accelerare oltre i massimi di periodo, nello specifico questo, ma di portare a termine il pullback profondo della violazione appunto avvenuta nel corso della seduta del 23 di ottobre. Ora, stavamo dicendo come su Intesa San Paolo la visione sia in un'ottica di medio e lungo termine rialzista, tuttavia il punto di ingresso sarà molto interessante. Infatti appunto abbiamo visto questa accelerazione che ha spinto oltre la soglia degli 1,80, nello specifico 1,85 il titolo. Dunque, violazione di questa trend line, ingresso in area 1,83, 1,84,
short eventualmente con un ritorno delle quotazioni in area 1,60. Viceversa, per chi avesse una posizione rialzista, correzioni in area 1,5-1,6 diventano davvero interessanti. Ora qui non è visibile, tuttavia vi dico già, conoscendo il grafico abbastanza a memoria, che il livello di riferimento di area 1,50 è questo qui, e subito successivamente, appunto, vediamo, compreso fra 1,50 e appunto 1,60. Perché è interessante? Perché sono ritornato sul grafico a 30 minuti che ci ha mostrato come di fatto vi sia un pattern, un'impostazione tecnica rialzista. In questo livello di prezzo sostanzialmente si verrebbe a completare il secondo pullback, il secondo ritracciamento delle resistenze statiche collocate in area 1,50-1,60, che appunto sono state volate al rialzo, e addirittura vi sarebbe la possibilità di andare a formulare, a completare un ulteriore pullback della trend line ribassista, che è questa qui evidenziata. Ok, vediamo come la trendline di fatto abbia già lavorato bene in una prima fase di pullback. Cambiando invece titolo, se mi dica, credo che i due li supererà ampiamente, ossia, le spiego, certamente, non si preoccupi. Ottimo. Allora, se noi vediamo 2 euro, perché le dico che credo che è in una fase post correzione utile appunto riportare le quotazioni in quest'area qui, il titolo abbia tutte le carte in regola per oltrepassare i 2 euro. Perché se io vado a vedere, ok, 2 euro è una soglia psicologica, ma torno indietro nel tempo, e questo è un grafico a 3 anni, vedo che così non c'è niente. Se io dovessi andare a interpolare a un livello resistenziale, in realtà mi posizionerei qui, decisamente sopra i 3 euro, dunque sui massimi del maggio del 2011 sostanzialmente. Questo è un primo livello, tuttavia in questa fase, appunto, come si diceva anche con il FTSE MIB, che ha un'impostazione davvero interessante, dovessi fare una proiezione da qui a 12 mesi, il titolo presumibilmente lo vedrei più proprio in quest'area qui. Purtroppo da qui non riesco a identificarle il valore in questa fase. Aspetti che sì, 2,40 qua, qui è 2,50, si sarà sui 2,43-2,44 circa. Comunque vediamo, diciamo, area 2,40 è forse quella da qui a un anno che maggiormente appare destinata a essere il target naturale di Intesa San Paolo. In quest'ottica qui possiamo anche proprio guardare un'estensione sostanzialmente. Vediamo proprio come da qui a qui il 50% Fibonacci, estendendo su, ci porterebbe di fatto proprio in area 2,45,5, ecco, tick più, tick meno, area 2,40 è quella che avevamo individuato noi stessi, ecco. Dunque, il minimo che potrebbe andare a fare da qui ai prossimi 12 mesi, io onestamente credo che difficilmente si porterebbe sotto questa parte qui, per intenderci. Cioè sostanzialmente credo che una volta che il titolo dovesse correggere appunto tra 1,50 e 1,60, difficilmente si porterebbe sotto questi minimi qui. Riportarsi, aspetti che vado a recuperarglieli, sostanzialmente sotto la soglia di 1,40, ecco, un ritorno sotto 1,40 rappresenterebbe un elemento negativo, tuttavia appunto vediamo come vi è qui un doppio minimo, vi è una fase di congestione che è stata violata a rialzo, vi sono delle trend line ribassiste che sono state violate a rialzo, sono tutti fattori che in un'ottica di medio-lungo termine giocano a favore di Intesa San Paolo. Diciamo tutto il comparto bancario ha un'impostazione, escluderei vabbè MPS, Banca Popolare di Milano, che hanno delle vicende particolari. Comunque tutto il settore bancario italiano continua a avere un'intonazione molto interessante, è evidente, è un comparto che ha corso molto, è un comparto che ha tratto giovamento già da fine del luglio del 2012,
avevamo delle valutazioni molto, molto compresse, e questo è uno dei fattori. Dunque non mi stupirebbe se anche altri titoli industriali e comunque altri settori dovessero trarre giovamento. È evidente che però il peso del comparto bancario italiano, la riduzione dello spread, delle migliori prospettive macroeconomiche, pensiamo anche al driver rappresentato dal pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione sembra forse un fattore di secondaria importanza, andiamolo a valutare in termini quantitativi ovviamente, non di fatto perché è fondamentale, ma andiamolo a valutare in un'ottica bancaria. In un'ottica bancaria, per esempio, questo implica che le banche hanno un miglior rapporto del proprio credito. Perché? Perché magari un credito che era in sofferenza perché l'imprenditore non era in grado di far fronte ai propri impegni, però l'imprenditore che riceve i soldi della pubblica amministrazione a quel punto ha la disponibilità economica per far fronte a questi impegni. Se lo fa, lo fa un imprenditore, lo fa due imprenditori, fanno 100 imprenditori, il credito medio, ovviamente 100 era per dire un numero maggiore, il credito medio, la qualità del credito medio della banca migliora nei propri ratio patrimoniali, la banca anche andando sul mercato secondario a finanziarsi pagherà di meno e soprattutto libererà delle risorse per rifinanziare, non so, penso alle famiglie con i mutui, le imprese con altri progetti che andranno a incidere positivamente sul margine di interesse degli anni a venire. Uno dei problemi a livello proprio fondamentale ed economico del comparto bancario italiano in questa fase è che la risposta per tenere sostanzialmente alla crisi degli ultimi anni è stata quella di tagliare i finanziamenti tanto alle imprese quanto alle famiglie, dimenticandosi però un piccolo particolare, che il mondo bancario vive sul margine di interesse, ossia su quanto riesce a incassare e a guadagnare tra appunto il pagamento dei soldi presi a prestito e invece il quanto incassano con i soldi dati a prestito. Ora, alcune banche, il riferimento in questo caso è a Monte dei Paschi di Siena, sono in una situazione ancora critica che non gli permette di riprendere a dare credito alla struttura economica del paese. Nell'immediato rappresenta un fattore di forza, perché vengo percepito come meno rischioso dal mercato. Nel medio periodo questo è un elemento negativo, perché? Perché pensiamo alle famiglie che magari 30 anni fa hanno aperto dei mutui e nel tempo stati a chiuderle. Se la banca non ha rifinanziato altre persone, gli incassi garantiti dal mutuo negli ultimi 30 anni non verranno sostituiti, dunque calerà appunto esattamente. Credo che il mio intervento attualmente sia finito, però nel pomeriggio, in particolar modo dalle 2:30, dalle 2 Luca, dalle 2 riprenderemo e faremo proprio un'analisi più specifica sui titoli azionari italiani, dalle 2 alle 3. Finisco io dicendovi due parole su i prodotti che invece potete utilizzare su singole azioni, come mi chiedeva il signore in prima fila. Allora, quello qua? No, non era questo. Allora, se voi invece volete investire su singole azioni, ma soprattutto se volete investire in maniera più prudente, come mi chiedeva il signore, quindi in maniera meno speculativa, e magari volete avere delle barriere di protezione, quindi credete che i mercati possano, diciamo, rialzarsi, però volete mettervi anche un paracadute in caso di discesa, i vostri prodotti non sono in leva fissa, ma sono i certificati di investimento, si chiamano di investimento proprio per questo. Quali sono le caratteristiche dei certificati di investimento in due parole? Sono flessibili, quindi consentono di prendere esposizione su diverse sottostanti, possono essere azioni, indici, materie prime, eccetera, eccetera. Sono liquidi, perché sono quotati sempre in borsa, sono accessibili perché sono disponibili a partire da tagli da 100 euro. E perché sono adatte ad ogni fase di mercato? Mi spiego meglio, non sto dicendo che c'è il certificato adatto a tutte le fasi di mercato, purtroppo non esiste, però i certificati sono tra i pochi strumenti che
consentono di investire sia al rialzo che al ribasso, sia nei mercati laterali. Ne esistono di diversi tipi, quindi bisogna scegliere il certificato giusto nel momento di mercato adatto. Poi lo vediamo meglio. Efficienza fiscale, questo l'abbiamo già detto, sono considerati redditi diversi e quindi consentono di recuperare le minusvalenze, anche i certificati di investimento, non solo di leva fissa. BNP Paribas è tra gli emittenti più attivi in questo segmento, non vi tedio troppo con i numeri, comunque sappiate che abbiamo una quota di mercato circa del 21% e abbiamo un numero di prodotti sul mercato elevato, circa 400 prodotti quotati sia su Sedex di Borsa Italiana sia su TLX, di diverse tipologie. Ho messo il rating che in Italia magari si vede un po' meno, perché credo che sia un punto importante. Il mio collega tedesco avrebbe dovuto incominciare a presentarsi dicendo buongiorno, il mio rating è sono BNP Paribas A più S&P, perché è un fattore che guardano molto all'estero. Il nostro rating sicuramente è un buon biglietto da visita. Andiamo a vedere un pochino quali sono i certificati di investimento più utilizzati dagli investitori. Allora, Il costo diciamo che dipende da certificato a certificato, non c'è un costo come per il leva fissa che c'è una management fee dello 0,50%, 0,5%, diciamo che nei certificati è un pochino meno facile, comunque è attorno a questi valori, dipende da, non è un valore fisso così, diciamo. 0,5? Sì, in media sì. Allora, una delle tipologie più comuni sono i bonus cap. I bonus cap sono dei prodotti di investimento che sono adatti in mercati laterali, quindi in mercati incerti che si muovono poco, in situazioni di moderato rialzo o moderato ribasso. Queste sono le situazioni di mercato per cui sono nati, quindi hanno una barriera, solitamente è una barriera abbastanza protettiva che protegge fino a ribassi e sottostante fino al 50%, e hanno un bonus che solitamente arriva fino al 30% di rendimento. Quindi se l'azione o l'indice si muove in questo range, quindi non tocca durante la vita la barriera, quindi non ha dei ribassi superiori tendenzialmente al 50%, io riceverò a scadenza il bonus. Se invece la barriera viene toccata, cosa succede? Se viene toccata è come aver acquistato l'azione o l'indice sottostante, quindi io vado a prendere le perdite dell'azione dell'indice sottostante, ma posso anche prendere i guadagni, cioè se la barriera viene toccata e poi l'azione o l'indice risale, io posso riprendere anche la performance al rialzo fino al cap, cioè fino al tetto massimo che è quel bonus. Vediamolo con un esempio concreto che è più facile capire. Allora, vabbè, qui prima dell'esempio concreto vi presento un pochino la gamma. Noi abbiamo una gamma veramente ampia di bonus su variazioni sia italiane che straniere e anche su indici, quindi abbiamo 58 prodotti su azioni e 15 su indici. Andiamo a vedere un esempio concreto che si capisce meglio. Allora, poi c'è un esempio anche su Intesa. Poi questo qua è sull'indice, sul FTSE MIB, è un bonus cap su FTSE MIB. Vi ho riportato questo perché secondo me è particolarmente interessante, perché la barriera nel caso di questo bonus è posta a 12.293, cioè un valore del FTSE MIB mai toccato, quindi questo è un prodotto particolarmente interessante proprio perché è molto protettiva questa barriera. Ha un bonus cap del 120%, durata residua, lo vedete, è dicembre del 2015, quindi poco più di 2 anni, quindi a questi valori ha una distanza dalla barriera, vabbè, del 35%, ma abbiamo detto che la barriera in realtà non è mai stata toccata, un rendimento bonus quasi del 10% a scadenza. Se lo annualizziamo, vedete nella tabella, se andiamo ad annualizzarlo, è stato un rendimento del 4,52% su base annuale. Lordo, quindi c'è sempre la tassazione del 20% come per tutti i prodotti di investimento, ormai non sfugge nulla.
Vediamone un altro, ad esempio, Telecom Italia. Questo qua, anche qua vi ho riportato il grafico da Bloomberg, sono dati a partire dal 2008 addirittura. Anche in questo caso la barriera è particolarmente protettiva perché corrisponde a valori di Telecom mai toccati nella sua storia. La barriera è infatti posta a 0,44%, è un prodotto che ha scadenza abbastanza vicina, quindi ha 5 mesi di vita residua, e tenete conto che con 5 vite, diciamo, mesi di vita residua, se la barriera non viene mai toccata, vi portereste a casa un rendimento del 7,70%, che però se andiamo ad annualizzarlo porta a un rendimento quasi del 12%. Quindi anche questo secondo me è un bonus molto interessante. Sì, l'aumento di capitale probabile potrebbe influire? Sì, nel caso di aumento di capitale, queste sono regole di borsa, viene effettuato un restrike, quindi tutti i dati vengono aggiornati, la barriera, il valore e tutto quanto, viene emessa, si dice, una notice, quindi un documento ufficiale che fa ripartire tutto da capo, proprio in modo da non danneggiare gli investitori. Anzi, è una domanda molto che mi fanno molto spesso, una domanda molto utile. Poi, altro esempio, indice europeo, Eurostoxx 50, anche questo secondo me è un bonus cap interessante, ha una barriera posta a 2004 punti, anche qui una barriera molto protettiva. L'ultima volta che l'indice europeo ha sfondato questa barriera risale a 2 anni fa. Allora, durata residua poco più di 2 anni, scadenza dicembre 2015, se la barriera non viene toccata vi portate a casa un bonus del 10%, se lo annualizzate è un bonus del 4,5%. Altro esempio per il signore, Intesa San Paolo, gliel'avevo promesso. Bonus cap su Intesa San Paolo è una, diciamo un anno e mezzo, poco più di un anno e mezzo di durata. Il valore barriera è posto a 0,98. Il titolo, diciamo, Intesa San Paolo ha violato questo livello barriera 15 mesi fa con lo spread BTP Bund ai massimi. Se la barriera non viene toccata, questo bonus garantirà un rendimento del 13,36%, se andiamo ad analizzarlo è un rendimento del 7,88%. Considerando la sicurezza, fra virgolette, della banca rispetto almeno alle mie, questo qui è ottimo, rispetto alla, perché la Telecom invece sta ballando, è stato detto che è un junk, eccetera, ma questo invece è una cosa che, diciamo, considerando la situazione attuale, le previsioni attuali, è fantastico, direi. Quindi qui si può intervenire, allora. E quant'è sto costo? Allora, il costo lo vede, è il prezzo, in questo momento quota 111,15, i calcoli che lei vede, quindi i rendimenti, incorporano già questo prezzo, quindi se lo compra a 111,15, questo è il prezzo di ieri, ho preso ieri questi dati, lei avrebbe un rendimento del 13,36%, 7,8 su base annua. Benissimo. Andiamo avanti. Questo è ottimo, grazie comunque. Prego, qualche esempio di altri bonus cap, in qualche caso vedo che gli investitori utilizzano i bonus cap in ottica di ottimizzazione del portafoglio, cioè io magari ho in portafoglio un'azione, in questo caso ho preso l'esempio di Fiat, la voglio tenere perché ho comunque una view positiva su Fiat, penso che possa ancora crescere, però voglio al tempo stesso proteggermi da possibili ribassi dell'azione stessa. Quindi cosa potrei fare? Potrei tenermi comunque in portafoglio la mia Fiat e comprarmi un bonus cap su Fiat che abbia una protezione, una barriera che mi protegga da eventuali cali del mercato. In questo caso un bonus cap su Fiat con una vita residua di 1 anno e mezzo, vedete scadenza giugno 2015,
una barriera che è posta al 65% del valore iniziale, diciamo, vi garantirebbe un rendimento bonus del 28,41%. Altro esempio, bonus cap su Infineon, durata diciamo sono quanto? 8 mesi direi, 8 mesi, barriera del 70%, rendimento bonus 5%. Ne abbiamo tantissimi di bonus, per cui rimarrei qua a parlare per ore. Guardatevi se avete voglia il nostro sito, che è prodottodiborsa.com, dove c'è proprio una sezione dedicata ai bonus, dove trovate queste colonne, sono copiate dal nostro sito, cioè trovate esattamente queste colonne, distanza alla barriera, bonus a scadenza, bonus annualizzato, e potete anche giocarci voi, andare a cercare quello che diciamo risponde meglio alle vostre esigenze. Faccio vedere ancora qualche esempio sul settore del lusso. Se ad esempio voglio diversificare, voglio andare sul lusso, sul bancario, trovo dei bonus molto interessanti. Ferragamo, Tod's, ne abbiamo sui bancari, sull'indice Euro Stoxx Banks, su Unicredit, su Intesa San Paolo. C'è una gamma veramente molto ampia. Finisco con la Tobin Tax, perché qualcuno me l'ha domandata ieri. No, sono andata troppo veloce? Allora, qualcuno mi ha chiesto della Tobin Tax e quindi io vi riporto i numeri. Allora, c'è la Tobin Tax, diciamo, le regole sono differenti rispetto alle azioni. Tendenzialmente i certificati vengono tassati meno. Qui vi riporto un po' la tabella. Parliamo, questo lo dico anche per tranquillizzare, perché molti mi hanno chiesto, oddio, c'è la Tobin Tax, a questo punto forse non conviene più investire in certificati. No, non è così, perché parliamo di pochissimi centesimi. Fate conto, se voi là, ho fatto un esempio, se io investo 8.000 euro in certificati su azioni quotate sul SEDEX, pagherei 10 centesimi, ecco, questa è la misura della tassa. Quindi vedete diciamo, i vari diciamo, scaglioni, parliamo di pochi centesimi, quindi incide molto meno rispetto alle azioni in questo momento. È calcolata sul guadagno o sull'investimento? È calcolato sull'investimento. Sul nominale. O vendo, quando acquisto, quando vendo. Una cosa importante è che... Sì, due volte, e, a meno che lei non acquisti un prodotto in collocamento. Se lei lo acquista sul primario, non ha, è quando lei l'acquista in borsa. Però parliamo di appunto 10 centesimi. Acquisto e vendo due certificato, pago due volte. Sì. Sì, 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 sì. Se lei investe su un indice, parliamo di per 8.000 euro di un centesimo e mezzo, ecco, non è particolarmente. Se avete qualche domanda sui bonus, su... Per quelli a leva fissa, la Tobin Tax è la stessa cosa. Si moltiplica per la leva oppure no? No, è la stessa cosa, è la stessa cosa, sul nominale. Avete altre domande, magari sui bonus cap, curiosità? Acquistando il certificato Fiat di prima, è come se io... Quello di prima, Fiat. Che avevi... Qua, questo? Come logica è come se acquistassi un'altra azione Fiat a un prezzo più basso? Sì. La logica è quella. Se esatto, va male, sì. Me la ritrovo. Sì, non l'avevo mai vista da questo punto di vista, ma potrebbe vederla anche da questo punto di vista. Lei si garantisce una protezione del capitale. Io al ribasso con un margine migliore. Sì, sì. Diciamo, il vantaggio dei bonus è che se il mercato si muove poco, paradossalmente anche se Fiat scendesse, ma non scendesse tanto da toccare la barriera, io comunque avrei un rendimento. Invece di mediare al ribasso con un'azione, acquisto questo a molto più margine prima, sì, di arrivare là in fondo. È un'altra maniera per vederlo. Se arriva in fondo la botta è uguale, teoricamente. No? Esatto, esatto. L'ultima cosa che vi volevo dire per chi non era stato qua al precedente intervento è il sito. Noi abbiamo un sito che si chiama prodottidiborsa.com.
Vi invito ad andarvelo a vedere perché c'è una grandissima ricchezza non solo sui prodotti di investimento ma anche di informazioni finanziarie. Abbiamo una serie di newsletter gratuita, a cui tra l'altro se avete voglia vi potete iscrivere anche qua al nostro stand, sia giornaliere che bisettimanali. Ce n'è una in particolare che è molto interessante, che si chiama Le opportunità in borsa. Ci potete entrare anche da qua, opportunità in borsa, e trovate i certificati che oggi ho segnalato, cioè quelli che sono particolarmente interessanti secondo noi, li mettiamo in questa sezione divisi per esigenze, quindi esigenze di liquidità, esigenze di rendimento, eccetera, eccetera. Posso andare sul sito, Luca? Mi sta facendo i segni, in effetti. Vi faccio vedere il sito real time così. Eccolo qua. Allora, qui vabbè, oggi c'è lo streaming perché, come forse saprete, siamo anche in live su Finanza Online, sul sito. Allora, questa è la sezione di cui vi parlavo, che si chiama Opportunità in Borsa. Trovate i certificati segnalati, questo viene aggiornato ogni 2 settimane, divisi per esigenze, quindi rendimento, gestione a breve termine, diversificazione settoriale, con le stesse colonne di cui vi parlavo. Questo, se volete, potete iscrivervi anche alla newsletter. Se volete, questo è un estratto della newsletter che si chiama Opportunità in Borsa, appunto, ed è un quindicinale ed è gratuita e ha maggiori approfondimenti, ha dei portafogli di certificati per esigenze. Oppure, un'altra cosa interessante da andare a vedere sul sito è il motore di ricerca, cioè io mi posso cercare i prodotti che mi interessano tramite questo motore di ricerca molto semplice. Ad esempio, voglio cercare delle azioni, voglio cercarle con durata inferiore a 18 mesi e voglio investire in un mercato incerto. Voglio avere, non so, un bonus, e mi dà tutta la gamma dei certificati che ha questa caratteristica. Una volta che io, diciamo, mi dà la gamma, adesso qua forse la rete, eccola qua, ho l'intera gamma, immediatamente nella prima schermata, voi lo vedete, avete tutte le colonne che vi ho fatto vedere prima, quindi per questo vi dico andatevelo a guardare, cercatevi quelli che fanno per voi. Avete la colonna di senza la barriera, ad esempio, io posso anche ordinarmeli, posso dire voglio cercare quei prodotti che hanno una distanza dalla barriera maggiore, oppure voglio ordinarli per rendimento bonus annuo. Oppure voglio cercare quei prodotti che hanno una scadenza, una vita residua massima di 18 mesi. Quindi posso giocare con questi dati, posso anche selezionare, una volta che ho trovato quelli che sono interessanti secondo me, posso selezionarmeli e scaricarmeli o con Excel o con il PDF. Eccolo qua, Excel. Me li posso scaricare, me li posso salvare, posso fare le mie elaborazioni, i miei ragionamenti. Inoltre il sito ha delle schede di dettaglio, che adesso vi faccio vedere, molto aggiornate. Voi sapete che, eccolo qua, avete un documento di questo tipo. Voi sapete che la difficoltà dei certificati, la difficoltà principale è quella di capirli. E quindi voi qua su questo sito avete degli educational, avete dei video che vi spiegano bene il funzionamento. E l'altra difficoltà è quella di andare a capire dalla documentazione legale i valori, quindi andarsi a scattabellare per cercare i dati. Qui il sito fa questo lavoro per voi, quindi sulla tabella di sinistra trovate i valori, valori in termini assoluto di valore iniziale, la barriera, trovate quello che vi dicevo prima, il rendimento bonus e il rendimento bonus annualizzato, la distanza dalla barriera rispetto ai corsi attuali in termini percentuali, trovate la quotazione in tempo reale del certificato ma anche del sottostante. Potete andarvi a guardare il grafico e confrontare l'andamento del certificato con quello del suo sottostante. Potete guardarvi le notizie specifiche su quell'azione o quell'indice. Potete anche, qua, inserisci nella watchlist, inserire un prodotto, crearvi un vostro portafoglio virtuale con i certificati che volete tenere sotto monitoraggio. Inoltre, e qua finisco, vi segnalo la sezione quotazioni in tempo reale,
vale la pena dare un'occhiata a questo sito anche solo per questa, che è nuovissima. Allora, non sono dati in tempo reale ufficiale, sono delle indicazioni, però sono molto vicini. Sono molto vicini. Abbiamo, diciamo, sia azioni italiane, abbiamo le azioni tedesche, e accanto trovate un pulsantino che vi porta alla lista dei nostri prodotti. Quindi, ad esempio, se voi, siccome il signore, siete appassionati di Intesa San Paolo, vi guardate Intesa San Paolo e poi cliccate sull'occhio accanto per andarvi a vedere la gamma di prodotti su Intesa San Paolo qui. Abbiamo anche valute, forex, tassi di interesse, tutta una sezione nuova con anche i dati macroeconomici, l'agenda con le scadenze più importanti, materie prime, quindi una sezione abbastanza completa di dati sul mercato. Non so se avete qualche domanda. Quanto ha esposto lei sui bonus cap è interessante quello, sì, veramente una cosa che, almeno per quanto riguarda la mia mentalità, non mi ha saputo dire il costo, ma insomma, cioè, se mi costa 111,5, quanto mi verrà a costare sto bonus cap sull'Intesa? Il costo la intende tipo la management fee, questo intende le lei? Commissioni. Sì, sì, allora non le so dire, nel senso, perché non c'è una commissione come nel leva fissa dove c'è la management fee dello 0,50% annua. Ho capito. Diciamo tendenzialmente sì. C'è una commissione intorno a quell'ammontare, quindi intorno a 0,50, 0,70, 0,80. Ecco, questo è in maniera, diciamo, che uno, vedendo il prezzo che segna oggi, sa che poi viene maggiorato lo 0,5, sì. 0,6, quel che è? Sì, 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 sì. Che sì, non sì. Succeda l'1%, l'1,8, che certo. Ne so, insomma. Certo, no, questo no, questo no. Capito. E poi il deposito, la custodia? Ma come un'azione, non c'è differenza. Sì, 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 sono quotati in borsa, è come comprare un'azione. Sì, 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 ho capito. E quindi uno li lascia là in custodia, se ci sono i dividendi, li incassate e tutto. I dividendi non ci sono, i dividendi vengono utilizzati per pagare, per, diciamo, costruire le strutture, quindi questa è la principale caratteristica dei certificati. No, un bonus è un certificato? Esatto, sì. Quindi i certificati riescono a essere costruiti sì, sì. Proprio utilizzando i dividendi, quindi i dividendi non vengono incassati dall'investitore, ma vengono utilizzati dall'emittente che li utilizza sì. Per comprare la protezione. Ho capito. Quindi è tutto dentro, insomma. Sì, cioè non, all'investitore non arrivano i dividendi. Sì, e non c'è neanche l'oscillazione dell'azione. No, a meno che non ci siano dei dividendi straordinari. Se c'è un dividendo straordinario, allora è come il caso dell'aumento di capitale, bisogna effettuare un restrike, c'è una notice ufficiale, sono tutte regole di borsa italiana. E quello è un fastidio. No, quando capita. Sì, cioè, sicuramente. Per noi sì, sicuramente. Cioè, ma anche per il cliente. Anche per il, beh, diciamo che viene aggiustato in modo che l'investitore non venga diciamo danneggiato. Sì, ma più che danneggiato è il fastidio, capito? Sì, è un fastidio, cioè, sicuramente. Uno è assente, via, arriva la lettera, non l'apre, eccetera, quindi. Cioè, nel caso dei nostri prodotti avviene in automatico, poi c'è una notice che viene pubblicata sul sito e diciamo i valori vengono automaticamente aggiornati, non c'è una cosa che lei deve firmare, ecco, certo, da questo punto di vista sì, no. Ecco, sì, questo no, questo che, no. Che non succeda che uno parta, aspettate la risposta, non c'è la risposta, vendete i diritti, che ne so, insomma. Certo. Cioè, concludendo, per un investimento uno deve esplorare tutti i lati, soprattutto certo. Quelli negativi. Assolutamente. Perché se è venduto bene, è chiaro che va. Sì. Allora, facendo una sintesi di bonus cap, come dice lei, esplorando anche i lati negativi, i bonus cap vanno bene, i mercati incerti, i mercati che si muovono poco, laterali si dice in gergo tecnico, quindi moderatamente rialzisti o moderatamente ribassisti, se sono molto ribassisti la barriera verrà toccata sì. E quindi lei non le sarebbe convenuto, no, se sono molto rialzisti comunque non le conviene perché le conveniva comprare a quel punto l'azione oppure un certificato a leva. Chiaro. Sì, ma leva balla, mentre invece però il certificato è più tranquillo. Certo. Se ho capito bene. Assolutamente, è corretto. Brava, grazie. Grazie. Va bene, se non ci sono altre domande, noi siamo qui. Va bene, vi ringrazio. A voi.